Buongiorno, benvenuti alla prima edizione interamente digitale di Filmmaker. È una situazione molto strana a cui mi trovo e penso che non capiti spesso, insomma, di presentare qualche cosa a persone che non sono di fronte a noi. Questo festival è un festival, è arrivato al suo 40° anno ed è un festival che è costretto a una dimensione soltanto digitale, soltanto online, ma è un festival che vuole mantenere nella sua struttura, nel rapporto anche con voi, quanto è possibile con il pubblico, un'idea, un ricordo, un desiderio di essere un festival in presenza. Noi siamo convinti che il digitale, la rete, sia di grande aiuto per proseguire la nostra attività. L'abbiamo sfruttata, abbiamo lavorato a distanza ovviamente, ma questo già da tempo. Abbiamo costruito un festival con un programma che è esattamente quello che avremmo fatto in presenza, con le sezioni e con una scansione dei giorni che è costruita sulla base di quello che avremmo fatto se fossimo in una sala cinematografica. L'idea del festival, quindi, di proporre quindi un viaggio, non semplicemente una playlist, ma un viaggio nella nostra programmazione, un viaggio nelle cose più interessanti che la stagione cinematografica ha dato nel campo di nostro interesse, cioè quello del documentario d'autore e del cinema sperimentale, e costruendo i programmi e le sue scansioni, con l'idea di accompagnare gli spettatori in una scoperta, in un viaggio comune. Naturalmente la rete consente di scambiarsi le opinioni e quindi questo noi siamo molto contenti di ascoltare e di leggere i vostri commenti e le vostre reazioni alla nostra programmazione. Quello che è più difficile è ovviamente avere una presenza in cui il vedersi, il toccarsi, avere una relazione diretta è così importante. Però cerchiamo ovviamente di fare il possibile in questa situazione e di sperimentare delle cose che non avremmo fatto altrimenti. Una delle cose importanti del lavoro creativo e anche del lavoro organizzativo, quando c'è un po' di creatività, è che le difficoltà diventano uno stimolo per inventare qualcosa di nuovo. Quindi, in questa inaugurazione, in questa apertura di programma, abbiamo invitato gli autori del film che abbiamo scelto per aprire, cioè Guerra e Pace, e invito Martina Parenti e Massimo D'Anolfi a venire qui con me, cioè a dividere lo schermo. Credo che sia questa la soluzione che noi abbiamo, che la tecnologia ci consente e consente di operare. Vedo anche che è arrivato l'assessore Filippo Del Corno, che ringrazio di aver accettato il nostro invito. E che a cui passo la parola se vuole per salutare il pubblico insieme a noi. Volentieri, sì, volentieri, grazie, grazie a Luca Mosso e scusate, interrompo diciamo questa presentazione che stava andando ovviamente in un merito specifico della proiezione che appunto caratterizza questa inaugurazione di Filmmaker, ma porto i saluti istituzionali del sindaco Sala e di tutta l'amministrazione per questa inaugurazione così particolare di Filmmaker. E arrivare alla 40ª edizione e dover ripensare il proprio formato credo che sia qualcosa che difficilmente capita nella storia di un festival, ma ovviamente l'evidenza della necessità delle misure di contenimento della pandemia porta anche a una trasformazione, a un cambiamento, a una riformulazione dei formati. Naturalmente il nostro auspicio è che l'edizione 2021 abbia nuovamente la dimensione fisica della condivisione dell'esperienza appunto cinematografica alla sua base, così come è stato nelle tante edizioni precedenti di Filmmaker, ma questa con la sperimentazione appunto di un modulo che è esclusivamente su piattaforma di fatto rappresenta credo anche un'esperienza interessante per sviluppare altre nuove
modalità di rapporto appunto tra produzione e visione. E l'attenzione ai linguaggi più sperimentali che filmmaker ha sempre avuto, appunto entra in sintonia con una dimensione sperimentale del formato stesso del festival, e che quindi, diciamo, non sia una sofferenza eccessiva dover immaginare questa sorta di parentesi virtuale all'interno di una esperienza così storica come quella di filmmaker, che invece ha fatto anche proprio della condivisione fisica della visione cinematografica un momento cruciale della sua esistenza. E penso anche alle tante occasioni, alle tante circostanze in cui filmmaker ci ha invitato a guardare lo schermo in maniera diversa, ma sempre appunto condividendo questa esperienza nella fisicità con altri spettatori. E mi permetto soltanto di dire due parole ulteriori per quanto riguarda non tanto la contingenza attuale in cui ci troviamo, ma quello che è il significato di filmmaker all'interno della proposta culturale cittadina. Uno spazio di sperimentazione, uno spazio chiaramente aperto ai nuovi linguaggi, con una straordinaria capacità di includere nei nuovi linguaggi tutto ciò che sta accadendo in tempo reale, anche dal punto di vista proprio della creazione di nuove forme di elaborazione del pensiero e del linguaggio cinematografico. E da questo punto di vista filmmaker ricordo che è uno dei pilastri di quella importante network di festival che a Milano si è riunito sotto l'egida appunto del Milano Film Network, che permette di valutare fino in fondo la pluralità dell'offerta appunto che Milano disloca nell'arco dell'anno, grazie al protagonismo e anche, lasciatemi dire, però alla piena autonomia artistica e decisionale che i singoli festival esprimono. E credo che l'autorevolezza della direzione artistica, dell'organizzazione, della conduzione complessiva del cartello di filmmaker sia una delle, che tra l'altro è una caratteristica ben storica, come noi sappiamo, sia una appunto delle caratteristiche che connota in maniera molto forte l'esperienza di filmmaker nella nostra città. Confermo quindi il fatto che questa mia interruzione voleva soltanto essere appunto un saluto delle istituzioni, un auspicio di un bellissimo svolgimento di questa edizione di filmmaker, ma anche l'espressione di un desiderio di un nuovo incontro fisico, concreto, reale nell'edizione 2021 del festival. Grazie e buon festival a tutti. Grazie assessore Del Corno, contiamo sul tuo buon auspicio e cominciamo subito a entrare direttamente a parlare con gli autori del film che ci aspetta. Allora, Guerra e Pace, il rapporto con Danolfi e Parenti è un rapporto di lunga data. Noi abbiamo ospitato in concorso il loro primo film nel 2007, se non sbaglio, e abbiamo portato un po' di fortuna, siamo molto contenti di questo. E dopo 13 anni, insomma, arrivate con un film, Guerra e Pace, che ha mantenuto fede a una linea di tematica che stilistica molto precisa, in segnalata anche dal ricorso anche stavolta a un titolo di un grande romanzo, che però ha dentro delle linee anche innovative. Vedrete chi per esempio, che per la prima volta c'è una colonna sonora con delle cose che non avevamo mai sentito nei loro film precedenti. Però io la cosa, insomma, in questa breve presentazione vorrei chiedere loro come sono arrivati a questo tema e poi magari anche a questo tipo di forma, quali sono gli spunti che hanno, che sono alla base del progetto di Guerra e Pace. Buonasera a tutti. Sì, siamo arrivati al film, l'abbiamo raccontato ormai diverse volte, però è proprio il punto di partenza. Quando anni fa, durante la finalizzazione di Spira Mirabilis, eravamo a Berna e ci siamo ritrovati durante una passeggiata in una via circondati da bandiere del mondo che spuntavano da queste palazzine a due piani: l'America, l'Afghanistan, l'Iraq, l'Iran, la Francia, l'Italia, ed era la via delle ambasciate. E in quel momento, insomma, abbiamo iniziato a riflettere sulla diplomazia, sul senso della diplomazia oggi, che sicuramente è mutata moltissimo nel corso del Novecento, prima per la radio, poi per la TV e poi per internet.
E da lì è partita una riflessione che ci ha portato inizialmente all'interno del Ministero degli Esteri, la Farnesina, e dopo la Farnesina abbiamo incontrato un testo splendido di Matuszewski, pioniere del cinema, forse autore del primo scritto teorico sul cinema, primo libro teorico sul cinema, e per un processo di studio e accumulo il film è diventato quello che è oggi, cioè Guerra e Pace, una riflessione sul cinema e la guerra, e sulla guerra in Cina. E il titolo è un po', certo è un omaggio a un grande romanzo, il titolo poteva essere appunto, come diceva Massi, Guerra e Cinema, Cinema, Guerra e Pace, insomma, Guerra e Pace ci sembrava... Ha già fatto giusto. Si sa che funziona poi, no? Non aveva senso. Ok. Anche qui abbiamo una struttura quadripartita, però non abbiamo semplicemente la Farnesina, e quindi questa è una struttura che a voi cara. Ci volete raccontare magari gli altri tre, solo brevemente, insomma, dove ci portate con la macchina da presa? Sì, questa l'idea del romanzo poi è stata anche molto comoda proprio per segnare i capitoli del film. È una specie di viaggio che segna la relazione del presente con il suo passato remoto, il presente con il passato prossimo, il presente col presente, il presente con il futuro. Questa è stata un po' una scansione temporale avvenuta in montaggio più che in sceneggiatura, nel soggetto, insomma. I luoghi sono tutti degli archivi, c'è l'archivio dell'Istituto Luce, c'è l'archivio delle immagini della Farnesina, c'è l'archivio ECPAD, che è l'archivio del Ministero della Difesa francese, che è il più antico archivio del mondo, e c'è l'archivio della Cineteca Svizzera, che conserva tutti i materiali della Croce Rossa Internazionale. Ecco, la cosa che vedrete anche nel film è che ogni episodio ha il suo tema, il suo sviluppo e anche il suo tono, in cui, no? E questa variabilità di tono rende il film molto piacevole, secondo me, molto, soprattutto perché non piega a un disegno complessivo, ma si adatta alle situazioni e, per esempio, il tocchi quasi da commedia in un episodio serissimo nel tema come quello alla Farnesina rende la visione molto interessante. È una delle cose che più ci è piaciuta quando abbiamo visto per la prima volta il film. Se vogliamo congedarci con gli spettatori, se avete l'ultima parola è vostra. No, vogliamo dire sì, sicuramente buona visione a tutti, e ricordare che le proiezioni a Milano per noi sono sempre state le più belle dei nostri film che abbiamo fatto nel corso di questi anni, spesso con filmmaker, e quindi speriamo che possa essere anche questa una bella proiezione. Il ritorno, come al solito, nei film documentari ci sarà nel corso del prossimo decennio, si spera. E buona visione. Buona visione a tutti e grazie a voi. Nessun ferito, ok? Stanno tutti bene. Caserma. Un casermone, mi ha detto. Sai che io sono un casermone e non si può muovere. No, dobbiamo parlare con la persona. E non può parlare? Perché non può parlare? Perché non può, ci sono tanto tramite WhatsApp, mi ha detto. Come da solo tramite WhatsApp. No, e gli mandiamo un WhatsApp dicendo abbiamo bisogno di parlare con lei, dobbiamo sapere, una persona che chiede aiuto, dobbiamo sapere dove sta. Bombardamenti qua. Ok. Qua. Qua. C'est la guerre. Ah non, c'est pas la guerre. Si, c'est la guerre. Comment le peintre a représenté la guerre sans mettre la guerre ?